Grazie davvero ai resistenti, a coloro che così affettuosamente ci hanno seguito in questi due giorni e in questo dibattito, che un primo risultato l'ha ottenuto, e quello di mondi diversi, molte volte non comunicati, e che abbiamo cercato, ci siamo riusciti, di far convergere intorno ad un tavolo tecnico. Poi avete visto ieri e soprattutto oggi che una sorta di progressività crescente abbiamo immaginato una norma, e noi abbiamo chiamato il legislatore in carne ed ossa, presidente della Commissione Giustizia, cioè da dove esce altrimenti questa immaginario. Poi abbiamo visto anche alla prova dei fatti, quindi l'interpretazione della norma, il procedimento penale, ieri il pubblico ministero, le idee del pubblico ministero, perché era importante comprendere ognuno nel suo settore come pensa, dove vede i problemi, era il nostro scopo, sono contento. E poi abbiamo visto le parti, l'avvocatura, la giurisprudenza di legittimità, il giudice di Cassazione, con i poteri, con i limiti, con le estensioni, e l'Accademia, il ruolo dell'Accademia, che è un ruolo importante. E noi vogliamo fare le piccole cose, non riusciremo a fare grandi cose. E allora ho sentito, e ringrazio intanto gli amici che oggi ho coinvolto in questa avventura, che ognuno di loro conosco i molteplici impegni, mi scuso quindi se in qualche caso sono stato anche un po' pressante nell'assicurarmi la loro presenza. Ma vogliamo fare piccole cose, quindi non vogliamo, e nessuno è in grado di fare, che ci piacciono riforme di sistema, perché è chiaro che tra i tanti problemi nessuno può negare quello della obbligatorietà dell'azione penale. Una riflessione sull'obbligatorietà dell'azione penale, perché abbiamo sentito, il procuratore generale ha sentito, tra l'altro questo forse un dato semplice quanto paradossale al tempo stesso, che tutti si lamentano e convergono in questa catena alimentare della produzione e poi della decisione e della interpretazione, tutti si lamentano e in effetti stiamo a perdere tempo. Le procure hanno detto, fanno le denunce, siamo obbligati e quindi siamo costretti a, il giudice ci dice così, infatti poi eliminiamo tutti, ma pensate che dispendio di tempo, di energie e di denaro che vi è in una situazione del genere. E così come le riforme, il sistema degli altri che tutti conosciamo, vogliamo fare piccole cose, cioè che cosa? Ecco perché l'avevo detto ieri, la prima parte di questo due giorni si intitolava e si intitola migliorare le performance della pubblica amministrazione. Che qualcosa di cui avvertiamo la sconvolgente e improcrastinabile necessità ogni giorno del nostro vivere. Come? E allora, per le ragioni che ho già detto ieri e non ho detto, riprenderò. E allora, se ha un senso, se deve avere un senso questo nostro obiettivo, far crescere l'Italia, far crescere il Paese attraverso un'amministrazione efficiente, un'amministrazione che risponda ai bisogni dei cittadini, ma che sia messa in grado di lavorare serenamente. Il tema che penso sia questo. E lo vediamo, anche ha detto bene Massimo Nannini, noi tutti poi siamo pubblici amministratori, pubblici ufficiali, quindi lo vediamo ciascuno che ci piaccia o no nel nostro vivere quotidiano. E allora, se è questo un dato indubitabile, allora poniamoci un problema che è la serenità del lavoro attraverso la, e non arrivare alla sentenza, visto che poi una sentenza sarà del 75% dei casi, sono le statistiche che dicono una sentenza di assoluzione, come? Non possiamo allora lavorare su profili, secondo il mio onestissimo avviso, di ricostruzione probatoria. Noi dobbiamo creare, se vogliamo dare fiducia al pubblico ministro,
perché a valle interessa poco, se basta che vedrà le statistiche e dirà forse io incapperò uno su quattro con questa sentenza. E il viatico, rectus, il calvario che sopporta, e nel evitare questa spada, per evitare questa spada di Damocle, evidentemente non viene a prendere le sue decisioni. Ecco perché il parere è qualcosa, giusto o sbagliato che sia, questo parere di conformità è un parere che renderebbe più sereno lo svolgimento del lavoro, non per ogni carta collata che deve essere messo, come ho detto ieri, per i casi particolari di complessità tecnica, speciali difficoltà, definiamoli come meglio crediamo, ma occorre dare un segnale. Questo segnale è quello della selettività della condotta pubblica secondo noi, agendo sulla vulnus attuale della violazione di leggi e di regolamenti. E grazie perché ci sono state, come era doveroso appunto inevitabile da un percorso di crescita comune e condivisa, le critiche, alcuni aspetti che ho appunto ben disegnato e registrato sono effettivamente colpono nel segno e vanno ripensati, ricombinati, ecco perché faremo un seminario tecnico a breve. Voglio concluso, voglio nuovamente ripeto ringraziare tutti coloro che hanno messo in moto questa catena. Ringrazio gli studenti che sono stati qui in un modo veramente splendido nell'accompagnarci queste due giornate, tutti gli amici e soprattutto i colleghi internazionali che quali chiedo scusa perché non avendo una traduzione simultanea non sono stati in grado di riuscire a comprendere i numerosi snodi. Ringrazio anche l'ho detto anche ieri, tutti gli enti che sono stati vicino a noi, ringrazio gli organi di stampa che ci sono stati affettuosamente vicini, che hanno dato notizia, anche risalto a questa iniziativa, soprattutto coloro che li hanno commentato, anche criticato le notizie, non coloro che creano le notizie dove non ci sono le notizie, perché mi ricordano quel famoso proverbio che dice quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Vi ringrazio e buona giornata.